Ciao a tutti! Allora, questo è uno dei libri preferiti dei miei bambini a scuola. E in effetti è veramente, veramente carino e divertente. Allora, vediamo un po' cosa dice questo libro dal titolo Voglio la luce accesa. La principessina adora la storia della buonanotte. Ma il buio non le piace affatto. Voglio la luce accesa, dice. Perché? Chiede il suo papà. Perché nel buio si nascondono i fantasmi, dice lei. Probabilmente sotto il mio letto. Non essere sciocca, i fantasmi non esistono, dice il papà. E sotto il tuo letto non c'è niente. Non essere sciocca, i fantasmi non esistono, dice l'ammiraglio. E se esistessero dovrebbero fare i conti con il generale. Non essere sciocca, i fantasmi non esistono, dice la dottoressa. E se esistessero ti basterebbe soffiarti il naso per mandarli via. Voglio la luce accesa lo stesso, dice la principessina. Perché? Chiede la cameriera. Guarda, Brillo non ha paura del buio. Brillo pensa, ma forse un pochino ce l'ho anch'io. In realtà non ho paura del buio, dice la principessina. Più che altro ho paura dei fantasmi. Non essere sciocca, i fantasmi non esistono, dice la cameriera. E se esistessero sarebbero molto piccoli, perché io non ne ho mai visto neppure uno. Ecco, Birillo, i fantasmi probabilmente sono molto piccoli, dice la principessina. Perciò dobbiamo stare attenti a non calpestarli. Buonanotte, sogni d'oro, dice la cameriera e spegne la luce. Scommetto che anche i fantasmi hanno paura del buio, dice la principessina. Ah! Urla la principessina. Quello sembra proprio un fantasma. Ah! Urla il fantasmino. Quella sembra proprio una bambina. La principessina si nasconde sotto il letto. Ma anche il fantasmino si nasconde sotto il letto. Buh! Dice la principessina. Ah! Urla il fantasmino. Il fantasmino torna di corsa in cima al castello, dove vive con la sua mamma e il suo papà. Mamma, mamma, ho visto una bambina! Non essere sciocco, dice la sua mamma. Le bambine non esistono. Voglio la luce accesa lo stesso, dice il fantasmino. Non si sa mai. Fine della storia.